notarile che ha redatto il nostro segretario comunale. Un passaggio molto semplice, legittimo, che è stato anche valutato, a parte che è diventato un atto ufficiale perché questo è passato tanti anni, ma mai nessuna legge successiva ha abrogato la 312 e mai nessuno ha impugnato l'atto, e pare che anche una riunione del Consiglio dei Notari nazionale abbia dichiarato legittimo perché qualcuno ha sollevato il problema ed è stato portato all'attenzione appunto del Consiglio nazionale dei Notari. Quindi è un iter molto semplice che dovrebbe essere poi accompagnato dalla volontà politica di renderlo un atto, diciamo così, accessibile a tutti. Come? Con uno schema di conduzione, come si fanno le autorizzazioni, dove il cittadino sa quali sono le condizioni, quali sono sa quali sono le condizioni e quali sono appunto l'iter, qual è tutto l'iter procedurale che deve seguire. Tutto ciò che poi riguarda le altre volontà dei politici, noi oggi diciamo che magari impegneranno del tempo, impegneranno degli sforzi probabilmente anche più lunghi di quello che noi abbiamo a disposizione come tempo, perché il 2015 ormai è imminente, ben vengano altri, ma per ora noi abbiamo questo strumento, è uno strumento di legge, e dovremmo trasferirlo, diciamo così, pubblicizzarlo per far sì che possa essere utilizzato e possa risolvere la questione. Non entrare nel dettaglio, l'unica cosa che volevo aggiungere è il comma 435 che dice, e questo c'è una legge veramente fatta molto bene, dice che addirittura anche le dipendenti vengono risolte addirittura con la compensazione delle spese. Quindi entrate addirittura nella questione che potrebbe riguardare, non so, le limitazioni e i contenziosi aperti da capitani del porto e tra quelli di incaricamenti e quant'altro. Quindi è veramente uno strumento potentissimo e dovremmo stare attenti, piuttosto non farcelo sottrarre, perché potrebbe venire magari in mente di togliere la tabella dall'allegato 3 e imparare ad inserire nomi per farlo diventare poi non più accessibile con un problema di legge. Ecco, a questo dovremmo stare magari attenti. Grazie. Adesso io prima di. Si sente? Io prima di passare la parola a Primazio vorrei presentare solamente Marcello Di Finizio. Prego, se ti puoi alzare. No, tanto per presentarti, no. Perché Marcello Di Finizio è un nostro collega di Trieste. È lui che sta girando tutte le spiagge italiane per far capire in cui, lo stato in cui versiamo, in cui ci troviamo, e il fatto che siamo ormai, stiamo arrivando alla tragica confusione di perdere le nostre vite. C'è ancora uno spazio di margine per lottare. Io vorrei che tutti recepissero e riuscissero a far tesoro, non di fare come ha fatto Di Finizio, facendo l'eclatante e pericolosa, rischiosa, mettendo a repentare la sua vita, salendo a 80 metri in altezza su un pontone, Lussus, un nome molto, potrebbe essere significativo per noi, per darci quella spinta per andare avanti, ma ce lo dai, anche l'epoca. E quindi mi faceva piacere presentarlo, e se ci sarà tempo magari ci racconterò un po' un pezzo della sua vita. Comunque, se arriverà Marcello sulle vostre spiagge, accoglietelo come una persona che ha dato già tanto alla categoria. Grazie del... Allora, io mi piace... Stavo io posso dire l'hanno acceso. Però non mi presento, nel senso che poi ho qui tanti amici. Ma quello che mi ha portato oggi qui a Termoli è fondamentalmente il rapporto personale che ho con il Presidente Ricci e con questa associazione, ma soprattutto la battaglia che stiamo facendo. Da tempo che lui sa bene, sto cercando nel limite possibile di impegnarmi
perché questo 2015 è sempre più vicino, è una scadenza che mette paura, perché nel momento in cui lui parlava di crisi turistica, chiaramente la crisi turistica è la crisi economica, non è che cioè i problemi ce l'hanno stabilimenti italiani, ce l'hanno le imprese, gli operai, ce l'hanno tutti gli enti produttivi italiani. Speriamo che questo periodo così brutto in qualche modo riesca a superare. Ieri sentivo il ministro della finanza tedesco, secondo i loro dati nel 2013 ci sarà una ripresa dell'economia europea, quindi il problema è capire come arriva nel 2013 prima della ripresa dell'economia europea. Per cui oggi ancora di più, infatti volevo soltanto fare questo breve accenno, mi dispiace quello che è successo, perché in una battaglia come questa si dovreste essere per forza tutti uniti, non è che ci potranno essere soluzioni diverse per se uno è scritto a un sindacato o un altro, insomma la battaglia sarà comune ed è comune con tutti noi, perché poi noi stessi ci rendiamo conto come politica, ancora una volta, ma lo dico apertamente, l'ho detto ogni volta che ci siamo visti, di aver fallito qualcosa in questo settore, perché è indubbio che tutto nasce, o almeno molto nasce, da questa direttiva che non si è resa conto, cioè noi non siamo stati in grado a Bruxelles di parlare ad alta voce e far capire che la particolarità delle coste italiane adibite al settore, che peraltro ricordava l'amico Gianfranco Vitaliano, insomma, assessore di finanza e bilancio di questa regione, sia no sarà il 20-25% di tutte le coste italiane, quelle adibite ad uso balneare. Per cui bisognava indicare questa priorità tenendola fuori da quella che è la normale e giusta concorrenza che in Europa ci deve essere. D'altronde io penso che chiunque in Europa sia venuto in Italia abbia trovato la cortesia, la storia, le caratteristiche che rendono uniche le coste italiane rispetto all'accoglienza che si trova negli altri posti. Per cui questo non siamo riusciti a farli e oggi ci troviamo di fronte a questo baratro. Allora cosa fare? Bene, la prima cosa che mi sembra si sta cercando di fare, ma non so con che risultati, è provare a ritornare a Bruxelles per far capire questa particolarità. Indubbiamente può sembrare, lo diceva prima D'Arienzo, una perdita di tempo, mi diceva come, hanno deciso di fare qualcosa, devo fare, non è che oggi posso rimangiarsi, a parte che mi sembra che questo momento sia un momento in cui si sta ripensando all'Europa, si sta ripensando con concetti magari di più Europa, cioè di più regole comuni, ma anche nel momento in cui si ripensa ci possono essere anche delle deroghe, delle particolarità, che non sono soltanto i mulini olandesi o i tulipani, possono essere sicuramente anche le coste italiane. Per cui questo è quello che noi dovremmo cercare di portare avanti, anche se, permettete di dirlo, non mi sento di essere molto ottimista laddove vedo che il ministro Gnudi, che poi sarebbe insieme a Moavero il ministro competente, nella spending review, che penso che se vediamo in memoria cos'è, cioè di cercare di tagliare delle spese dello Stato, ha pensato bene di risparmiare 1 milione di chiudere il Dipartimento del Turismo. Allora io dico, se un governo in un paese del genere per risparmiare 1 milione, che ci sarebbero secondo me tanti altri modi, chiude il Dipartimento del Turismo, vuol dire che questo governo va avanti per modelli, non si rende conto della realtà in cui vive e certamente non ci lascia per nulla ottimisti. Ma al di là dell'Europa, noi come parlamentari, io sono uno, però vi assicuro che sono moltissimi, lo potete leggere anche nei giornali, qualcuno è venuto anche alle nostre riunioni che stanno facendo questa battaglia a tirare gli enti locali. E noi adesso proveremo in tutte le occasioni che avremo, ho trovato, raccontava da Rienzo, un alto camera che viene alla nostra commissione da poco, che tra l'altro è uno schema di correzione della Bolkestein, però è uno schema di correzione di natura normativa regolamentare, però nulla vieta che anche lì possiamo provare come osservazione, come condizioni, a porre qualche indicazione in tal senso. C'è il decreto sviluppo, quello che oggi non so, non metto i giornali, le agenzie, si è andato con il Consiglio dei Ministri, è stato approvato, è stato rinviato, anche quello, proprio perché si chiama sviluppo, può essere un'occasione di far questo. La procedura di cui stiamo parlando oggi è indubbiamente una procedura che, come dire, idealmente è una procedura sana, perché se l'Europa non ci permette di governare il nostro demanio, sdemanializzare e rendere il demanio disponibile sarebbe bella strada. Qual è il problema, a mio parere, reale? Primo, che è una procedura non semplice.
Il secondo è che purtroppo, caro Lorenzo, c'è un problema anche di mentalità. Cioè, rispetto a questa, diciamo, fattispecie, il comune pensa devo incassare dei canoni, devo incassare diciamo, da parte delle licenze. Invece in questo caso bisogna dire no, prima tu devi spendere. Perché devi spendere per acquisire per poi dopo incassare? È chiaro, nella procedura tu puoi prevedere di aver fatto degli accordi prima, delle convenzioni che in qualche modo garantiscono, perché sennò il patto di stabilità ti impedirebbe di fare tutto. Però è indubbiamente un cambio di mentalità, perché, come dire, prima devo andare a acquisire per poi dare. Allora, non sempre tutti i nostri clienti. E certo, che ti salvaguarda, esatto, che ti salvaguarda. No, ma io non parlo del meccanismo, della mentalità, che tu devi entrare in questa mentalità di fare un'operazione, diciamo, di acquisizione per poi vendere. Ma veramente certo, mi auguro che questa vada avanti, tra l'altro utilizzateci per quello che può essere di competenza nostra, di competenza della Giunta. Adesso lascio la parola all'amico italiano. Noi quello che possiamo dire è che continuiamo a combattere per questa battaglia giusta, perché io vedo qui qualcuno, ho incontrato tanta gente, ma se noi mettiamo in fila tutti quelli che ci lavorano, tra camerieri, indotti, bagnini, cioè fa centinaia di migliaia di persone, allora tutta questa gente non può pensare fra due anni di essere nel baratro. E qui proprio per questa gente, per questo motivo, la radice continua a combattere sul nostro fianco. Presidente, poche parole. Una, la prima, credo che ho sentito una buona parte del tuo ragionamento, del tuo discorso. E comincio con